ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura, una tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Tortorici, sui Monti Nebrodi, in provincia di Messina, dove una donna è stata incornata da una mucca mentre si trovava a raccogliere olive in campagna. La protagonista della drammatica vicenda è una 61enne colpita violentemente dall'animale. In base a quanto emerso, sembra che la mucca sia stata morsa da un serpente o forse spaventata da altro. La vittima fortunatamente non era sola, quindi è stata trasportata in macchina al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata di Militello, dove è entrata in codice rosso, riportati traumi al femore, al bacino e sul volto. La 61enne non sarebbe in pericolo di vita. Era morto almeno da 7 giorni invece un uomo di 50 anni rinvenuto privo di vita all'interno di un'abitazione di via Porta di Castro nel quartiere Ballarò di Palermo. Della vittima non si avevano più notizie da settimane. Ad attirare l'attenzione dei vicini di casa sarebbe stato il cattivo odore che fuoriusciva dall'abitazione dove l'uomo viveva. Il cinquantenne è stato trovato riverso sul pavimento del bagno. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe morto per cause naturali. Nuovo dramma invece dell'immigrazione: un barchino di 6 metri si è ribaltato vicino all'isolotto di Lampione, appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie. La motovedetta G128 della Guardia di Finanza di Lampedusa non ha fatto in tempo a evitare che i migranti finissero in mare. Sono 70 i profughi caduti in acqua e messi in salvo dai soccorritori. Sono in corso le ricerche per trovare una bimba dispersa che viaggiava insieme ai genitori e che dopo l'accaduto sarebbe stata persa di vista. Il barchino, partito dalla Tunisia, è affondato. E in chiusura le previsioni meteo per domani, dove in Sicilia continuerà a splendere il sole, la giornata sarà soleggiata appunto e non si prevedono precipitazioni né annuvolamenti. La Protezione Civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo. Per quanto riguarda mari e venti, non si segnalano fenomeni particolarmente significativi. Si mantengono alte le temperature che negli ultimi giorni hanno addirittura sfiorato picchi di 30 gradi. È tutto per questa edizione, vi ricordo il TG Flash col ritorno lunedì alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.